Ciao a tutti e bentornati. Oggi parleremo del premio Nobel per la fisica 2021. In particolare parleremo del premio dato a Giorgio Parisi, nostro connazionale, e di questo premio si parla un po' ovunque, quindi adesso non mi soffermerò tanto sui dettagli che bene o male potete trovare in tutti i vari giornali e nei vari video che sono già usciti su questa piattaforma. Vorrei andare dritto al punto e cercare di capire da un punto di vista proprio fisico che cosa sia stato scoperto. Abbiamo sentito descrivere questo premio in vari modi. In particolare, la dicitura ufficiale è che il premio Nobel è stato assegnato per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria. In particolare, questi sistemi fisici di cui si parla sono i cosiddetti vetri di spin. Quindi cerchiamo innanzitutto di capire che cosa sia un vetro di spin e successivamente cerchiamo di capire come sia stato descritto questo vetro di spin da un punto di vista teorico e quale sia stato il contributo dello scienziato in questione. E poi cercheremo di capire come mai questo contributo sia stato così importante. Allora, partendo dalle basi, un vetro di spin è un materiale che presenta delle caratteristiche ben specifiche da un punto di vista puramente sperimentale. Quindi, prima di parlare effettivamente degli spin che comunque riguardano il modello con cui viene descritto questo tipo di materiali, parliamo semplicemente del materiale in sé. Il materiale mostra, cioè, un comportamento abbastanza particolare. Ogni vetro di spin ha una sua cosiddetta temperatura di transizione ben specifica, detta anche temperatura critica. Se il vetro di spin si trova sopra questa temperatura critica, quindi più caldo rispetto a quella temperatura critica, il comportamento che mostra è un tipico comportamento magnetico classico che conosciamo abbastanza bene. Si tratta di un comportamento caratterizzato, ad esempio, dal fatto che introducendo un campo magnetico esterno, questo materiale si magnetizza e la sua magnetizzazione è semplicemente inversamente proporzionale alla temperatura. Quindi noi siamo sopra la temperatura critica e, dato un campo magnetico esterno costante, noi abbassando la temperatura sempre di più, notiamo che il campo magnetico all'interno del materiale aumenta costantemente, esattamente secondo la legge di Curie. Quindi abbiamo un comportamento magnetico conosciuto, abbastanza prevedibile e senza particolari problemi. Adesso, però, quando noi raggiungiamo la temperatura critica, quindi stiamo scendendo con la temperatura e raggiungiamo la temperatura critica, abbiamo un fenomeno particolare, cioè innanzitutto la magnetizzazione del materiale comincia a diventare costante, quindi non varia più. Ma se adesso noi a un certo punto spegniamo il campo magnetico, succede una cosa ancora più strana, cioè appunto noi spegniamo il campo magnetico esterno e la magnetizzazione del materiale scende molto rapidamente, ma non scende a zero, ma arriva a un certo valore maggiore di zero, e questa è la cosiddetta magnetizzazione residua. Adesso noi, osservando il tempo che scorre, notiamo come questa magnetizzazione residua in funzione del tempo diminuisce, però diminuisce in modo molto strano e poco descrivibile matematicamente, cioè non scende come una curva, ad esempio, esponenziale o come una proporzionalità inversa o come una qualsiasi curva matematica prevedibile che in qualche modo si possa inserire all'interno di un modello semplice. No, questa magnetizzazione diminuisce in modo molto strano e poco prevedibile. La cosa ancora più strana è che se noi invece facciamo un'altra cosa, quindi noi partiamo dal vetro di spin sotto la temperatura critica senza nessun campo magnetico esterno e poi accendiamo un campo magnetico esterno, notiamo come la magnetizzazione all'interno del materiale sale seguendo una curva complicata, esattamente come complicata era la curva di cui vi parlavo prima. E se noi sommiamo la curva precedente a quella di cui vi sto parlando adesso, quindi quella che si ottiene accendendo il campo improvvisamente, ecco, la somma di queste due curve dà un valore costante. Quindi effettivamente sono due curve molto complicate che però sommate effettivamente danno un valore costante e quindi in qualche modo dipendono l'una dall'altra in un modo molto preciso, nonostante entrambe a vedersi così da un punto di vista dei dati sembrino del tutto casuali come curve e che non abbiano nessuna regola matematica. Questa era quindi la descrizione del materiale da un punto di vista sperimentale. Adesso però, come viene descritto da un punto di vista teorico un materiale così complicato? Beh, in poche parole, noi dobbiamo pensare che gli spin è come se fossero delle piccolissime calamitine presenti
in un numero enorme all'interno del materiale considerato. Quindi, quando voi pensate a una calamita macroscopica con cui avete a che fare, dovete pensare che quella calamita all'interno contiene tantissimi piccoli spin che sono tutti allineati e il campo magnetico totale è dovuto al fatto che tutte queste piccole calamitine, che sono proprio gli spin, si sommano e forniscono un campo totale, macroscopico. Naturalmente questa è una semplificazione, lo spin è una cosa più complicata rispetto al piccolo campo magnetico che viene generato dallo spin stesso. Tuttavia potete immaginarvi che ci siano delle piccole freccette all'interno del materiale che, in base a dove puntano, producono un campo magnetico che ha il nord in quello stesso verso. Quindi noi modellizziamo i materiali, in particolare i materiali ferromagnetici, ad esempio, ma in generale i materiali che abbiano proprietà magnetiche, in questo modo. Cioè immaginiamo che ci siano dei piccoli vettori, che prima ho chiamato semplicemente frecce, ma sarebbero dei piccoli vettori, che rappresentano gli spin. E questi vettori, se noi consideriamo una certa direzione, possiamo ad esempio immaginare che puntino o verso l'alto o verso il basso. In questo modo noi possiamo introdurre dei modelli molto basilari che però ci permettono di parlare, quindi di descrivere dei materiali che siano molto grandi e che contengano miliardi di miliardi di miliardi di queste piccole freccettine, quindi un numero enorme di frecce, cioè di piccoli spin. In questo modo noi possiamo descrivere ad esempio le proprietà magnetiche come somma su appunto un numero enorme di atomi o di molecole di tutte queste piccole calamitine, o meglio delle proprietà magnetiche di tutte queste calamitine. Un modello di questo tipo è detto modello di Ising, cioè è un modello che spiega in modo accurato diverse proprietà magnetiche, anche semplicemente i cosiddetti passaggi di stato da uno stato non ferromagnetico a uno stato ferromagnetico, dipendentemente dalla temperatura, ad esempio, semplicemente in questo modo. Ora però il modello di Ising in sé è molto complicato perché effettivamente al suo interno contiene la somma su miliardi di miliardi di miliardi di particelle di queste proprietà, quindi dello spin, di queste proprietà di essere una calamitina, che poi complessivamente genererà un campo magnetico più ampio. Quindi noi nella realtà non andiamo a effettuare calcoli diversi per ogni singola particella o per ogni singola molecola, ma utilizziamo una visione più generale su tutto il materiale. Abbiamo quindi la cosiddetta approssimazione di campo medio, cioè noi ci immaginiamo che ogni singola particellina del materiale, quindi ogni singola freccetta, non sia influenzata da ciascuna delle altre miliardi di miliardi di freccette, altrimenti avremo un numero di calcoli infinito o tendente a infinito, ma immaginiamo che tutte le freccette insieme generano un cosiddetto campo magnetico medio o campo medio che poi avrà effetto sulla singola freccetta. Immaginatevi di trovarvi all'interno di un'enorme stanza piena di persone. Siete voi e ci sono dentro altre 2-3 mila persone. Voi sentite un suono intorno a voi dovuto alla somma di tutte le voci delle varie persone. Però, e se voi volete descrivere esattamente cosa sentite, dovreste andare a prendere il suono emesso da ogni persona e sommarli tutti insieme e vedere che cosa si sente nel punto in cui vi trovate voi. Ma voi potete fare anche una cosa più semplice: prendere tutti i suoni insieme e immaginarvi che si crei un'unica onda sonora, che ovviamente cambia da punto a punto, però quest'unica onda sonora poi verrà sentita dalle singole persone che si trovano nei vari punti. Si tratta di una riduzione del numero di calcoli molto importante. Ecco, la stessa cosa viene fatta nelle teorie di campo medio, cioè noi ci immaginiamo che ogni singolo spin, quindi ogni singola freccetta, senta un campo dovuto complessivamente a tutte le altre freccette, senza stare lì a vedere singolarmente come una freccia sia influenzata da un'altra freccia che si trova in un'altra posizione. Si tratta di un modello, nonostante il fatto che sembri molto semplificatore, molto efficace, che porta tantissimi risultati in ottimo accordo con i dati sperimentali. Qual è però il problema con i vetri di spin? Beh, con i vetri di spin noi non possiamo prendere un comportamento di tipo magnetico e tradurlo all'interno di questi materiali, perché abbiamo visto che non rispettano le regole che vengono rispettate dai classici magneti, ferromagneti, paramagneti e così via. Noi quindi dobbiamo, all'interno del modello di Ising, cambiare un po' le regole in gioco, e cioè fare finta che queste freccette siano di due tipi diversi, cioè che abbiano un comportamento sia
ferromagnetico, ma che ci siano anche freccette che hanno un comportamento antiferromagnetico. Adesso non voglio andare nello specifico a spiegarvi esattamente che cosa significhino questi termini, ma in modo molto semplificato, un comportamento ferromagnetico è un comportamento secondo cui il materiale si trova in equilibrio quando gli spin sono tutti allineati, tutti con lo stesso verso, mentre, e quindi si dice che sono tutti paralleli, mentre nel caso antiferromagnetico gli spin si trovano tutti quanti antiparalleli, quindi allineati ma con il verso uno verso l'alto, l'altro verso il basso, uno verso l'alto e l'altro verso il basso, per avere una configurazione di equilibrio nel materiale. Ecco, per modellizzare i vetri di spin vengono quindi considerati dei modelli di Ising con appunto l'approssimazione di campo medio, ma con queste freccette che possono essere di due tipi, quindi che alcune di queste freccette siano del tipo che raggiunge l'equilibrio quando il verso è uguale per tutte le freccette, quindi come se fosse un ferromagnete. Altre freccette invece, cioè altri spin, raggiungono l'equilibrio quando sono disposti come in un antiferromagnete, quindi conversi, diciamo, alternatamente verso l'alto e verso il basso. Immaginiamo di avere un certo punto un certo numero di persone che stanno in una sala di conferenze o stanno un cocktail e queste persone, immaginiamo 60 persone che si incominciano a conoscere un po' tutte fra di loro. E ovviamente, come capita in questi casi, ci possono essere dei sentimenti di amicizia o dei sentimenti di, non di antipatia, cioè però di non gradevolezza, diciamo. E supponiamo, per semplificare la situazione, che questi sentimenti siano reciproci. Nel mondo reale spesso non è così. E a questo punto arriva un ordine, dice va bene, dividetevi in due gruppi, metà va a destra, metà a sinistra, e poi questi due gruppi faranno un giro, una gita, ognuno con una guida diversa. Evidente che nella divisione in gruppi quello che succede è che ogni persona vuole stare con le persone che gli sono simpatiche e non stare con le persone che gli sono antipatiche. Quindi viene una prima divisione che viene fatta immediatamente, però dopo un po', se le persone hanno tempo di pensarci, si fanno e si fa i conti, scopre che le persone che erano più amiche sono andate nell'altro gruppo, che nel proprio gruppo c'hanno delle persone un po' antipatiche e quindi prende e si sposta nell'altro gruppo. E questo, dopo un po' che sono stati questi spostamenti, qualcuno dice: ma tutte le persone amiche mie hanno cambiato gruppo, cambio gruppo anch'io. E a questo punto avviene un tipo, tutta una serie di spostamenti finché alla fine ognuno è soddisfatto di dove sta e spostandosi non migliora la propria posizione. Ora, un modello di questo tipo, cioè un modello di Ising con approssimazione di campo medio che descriva i vetri di spin, è il cosiddetto modello di Sherrington-Kirkpatrick. Abbiamo quindi questo insieme di spin che sono di due tipi diversi e ciascuno spin può interagire con altri spin che si trovano potenzialmente a distanza anche infinita, perché effettivamente abbiamo detto che il singolo spin sente l'influenza di un campo che è dovuto complessivamente a tutti gli altri spin, esattamente come la singola persona nella stanza sente la somma di tutte le voci di tutte le persone nella stanza. Questo modello è un modello che funziona molto bene da un punto di vista teorico, tuttavia la sua soluzione esatta è stata difficile da trovare ed è qui che arriva finalmente Giorgio Parisi, cioè Giorgio Parisi è stato in grado di trovare una soluzione esatta di questo modello che descrive gli spin glasses, cioè i vetri di spin. Una piccola parentesi, come mai si chiamano vetri di spin? Beh, semplicemente perché sono un po' l'analogo, però da un punto di vista degli spin, dei sistemi disordinati da un punto di vista chimico. Ad esempio, se noi pensiamo ai cristalli, quello che li distingue dai vetri è che i cristalli hanno una struttura ordinata al loro interno, una struttura appunto cristallina, mentre i vetri sono cosiddetti solidi amorfi, in cui i legami chimici non rispettano questa struttura ordinata dei cristalli. Ecco, in analogia con questo, essendo i vetri di spin dei materiali in cui gli spin non rispettano l'ordine tipico dei ferromagneti o dei paramagneti o degli antiferromagneti, noi li chiamiamo vetri di spin. Tuttavia, la cosa fondamentale è stata riuscire a trovare innanzitutto un modello che li possa descrivere in modo statistico, quindi avere delle proprietà emergenti
derivate da un modello che consideri dei valori medi su tutto il materiale, e seconda cosa, probabilmente ancora più importante, è stata avere una soluzione esatta di questo modello, soluzione dovuta proprio a Giorgio Parisi. Giorgio Parisi ha utilizzato un metodo molto intelligente e molto furbo per trovare questa soluzione, che si chiama il cosiddetto metodo della replica o il trucco della replica. In pratica, invece che considerare un solo sistema complicato, perché naturalmente stiamo parlando di un sistema complicatissimo, fatto di miliardi di questi spin, lui ha preso la cosiddetta funzione di partizione del sistema, che è una funzione matematica che descrive l'equilibrio termodinamico, se vogliamo, di un sistema, cioè le sue proprietà quando si trova all'equilibrio termodinamico, e invece che considerare solo una funzione di partizione, ha immaginato di prendere questo sistema, appunto il vetro di spin, e di avere tante copie dello stesso sistema, grazie a un trucchetto matematico per cui il logaritmo della funzione di partizione si può uguagliare a una somma, su cui però adesso non mi soffermerò più di tanto. Sappiate che è un trucchetto matematico che funziona molto bene, nonostante non sia del tutto giustificato da un punto di vista del rigore, e qui ritorniamo a un mio vecchio video che vi lascio qua in descrizione. Si tratta di un trucco che funziona molto bene ed effettivamente ha portato dei risultati ottimi. Ecco, usando questo trucchetto, Giorgio Parisi è riuscito a risolvere questo modello che descrive i vetri di spin. In questo modo, noi adesso possiamo calcolare tantissime cose che riguardano proprio questi vetri. E naturalmente, questa soluzione ha portato tantissime novità nella nostra comprensione di questi materiali. Ad esempio, si è capito che lo stato di questo materiale, quindi proprio la sua descrizione dal punto di vista del modello matematico, dipende interamente dall'energia contenuta in modo complessivo all'interno del materiale. Quindi non abbiamo che dipende dai singoli spin, nonostante questi apparentemente si muovono in modo del tutto casuale, e sembra che effettivamente noi dobbiamo tener conto di questa casualità per scoprire complessivamente quale sia il suo stato. In realtà no, appunto, lo stato è interamente determinato dall'energia. E questo è un fatto molto importante, perché noi possiamo generalizzare questo tipo di approccio, queste idee che emergono da un ambito molto specifico della fisica, e applicare questo tipo di risultato a tantissimi altri ambiti, ed è per questo che la scoperta di Giorgio Parisi, cioè la sua soluzione al modello dei vetri di spin, è importantissima, perché si tratta appunto di un approccio che è stato imitato con grande successo all'interno di tantissimi altri ambiti scientifici. Cioè, noi abbiamo un comportamento apparentemente caotico di questi spin, cioè di queste freccette, da un punto di vista microscopico, tuttavia, quando noi costruiamo questo modello al cui interno inseriamo le informazioni su questo campo medio e lo risolviamo, scopriamo che in realtà tutto questo apparente caos forma una struttura che non dipende più dai singoli oggettini che impersonano il caos stesso, almeno secondo il nostro approccio iniziale, ma la struttura macroscopica dipende solo dall'energia complessiva del sistema. Quindi in generale si è scoperto che in tante situazioni in cui si pensava di dover tener conto dei singoli movimenti completamente casuali di piccoli oggetti che costituissero un sistema molto più complesso, in realtà alla fin fine quei singoli movimenti potevano addirittura non essere considerati, cioè in generale bastava andare a vedere delle variabili medie su tutto il sistema, e questo ha avuto delle conseguenze, come avrete visto anche nei telegiornali, come avrete già letto in giro per gli articoli, in tantissimi altri ambiti, come la cosiddetta econofisica, come la biologia teorica, come l'informatica, le scienze dell'informazione in generale, in particolare nell'ambito delle cosiddette reti neurali, e via dicendo. Ecco, io spero di essere stato chiaro. Se avete domande, naturalmente scrivete pure un commento, io vi lascio un po' di materiale in descrizione. Mi rendo conto che ho nominato tanti termini tecnici qua e là, senza andare troppo approfonditamente a definirli, però volevo in qualche modo farvi assaggiare il valore della scoperta di Giorgio Parisi, aggiungendo qualche informazione rispetto a quello che probabilmente avete già un po' letto qua e là. Però non volevo fare proprio un video tecnico che prendesse il suo articolo e andasse a spiegarlo da un punto di vista proprio didattico. Volevo fare un po' una via di mezzo. Naturalmente, immagino che vi saranno rimasti tanti dubbi, probabilmente ci sono alcune cose che non ho approfondito, e per ognuna di queste cose, mi raccomando, scrivete un commento, io cercherò di rispondere a tutti i commenti che abbiano
appunto dei quesiti di questo tipo. Io vi saluto, vi ricordo di andare a seguirmi su Instagram, dove quasi quotidianamente pubblico materiale che va anche al di là della classica divulgazione, però è sempre materiale attinente con la fisica. E poi vi linko anche qua sotto in descrizione il mio TPI, che è una piattaforma su cui potete sostenere il mio lavoro se vi interessa, visto che è un progetto che riguarda naturalmente una piccola nicchia, non è che a tutti interessa la fisica, o in particolare la fisica spiegata in questo modo. Ecco, vi lascio il link così chiunque di voi può andare lì a sostenermi. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Viene molto spesso nelle metropolitane di tutte le parti del mondo, un fenomeno che poi è stato misurato, anche osservato con telecamere, è che quando c'è relativamente poca gente e se c'è un flusso di persone che va in una direzione e uno che va nell'altra direzione, questi due flussi, le persone vanno in una direzione e nell'altra, più o meno messi in maniera abbastanza casuale. Quando incomincia la folla ad essere molto più forte ed esserci molto più persone, avviene praticamente un cambiamento di fase che tutte le persone che vanno in una direzione tendono a spostarsi da un lato e quelle che vanno nell'altra direzione tendono a spostarsi dall'altro lato, perché a questo punto se andassero tutte messe in maniera casuale le collisioni sarebbero troppo elevate. Mentre uno comincia pian piano a mettersi dietro a qualcuno che va in quella direzione, pian piano si forma questa divisione del corridoio in due, da un lato quelli che procedono da un lato e dall'altro quelli che procedono dall'altro lato.